Ma intanto stasera abbiamo una storia bellissima, che è la storia di questi 5 anni, di un lavoro fatto insieme a tantissime persone che questa sera prenderanno la parola, perché non è vero che la politica è lontana dai cittadini, soprattutto non è vero che i cittadini sono lontani dalla politica, vogliono soltanto avere dei luoghi attraverso i quali poter esprimere le loro idee e i loro pensieri. Io ho provato a fare questo e voglio continuare a fare questo, ovviamente chiedendo al mio partito la possibilità di poterlo fare. Siamo in una fase molto complicata perché abbiamo appena perso le elezioni politiche, abbiamo davanti la sfida delle elezioni regionali e questa sera voglio anche lanciare un messaggio di unità a tutte le forze politiche con le quali noi abbiamo lavorato in questi 10 anni di amministrazione Zingaretti. Siamo in una fase molto complicata perché abbiamo appena perso le elezioni politiche, abbiamo davanti la sfida delle elezioni regionali e questa sera voglio anche lanciare un messaggio di unità a tutte le forze politiche con le quali noi abbiamo lavorato in questi 10 anni di amministrazione Zingaretti, perché sono i cittadini, quelli che sono presenti anche questa sera, che ci chiedono di continuare su questa strada e per l'impegno che abbiamo messo e dimostrato di saper cambiare le cose. Due consiglieri regionali uscenti, che il presidente della provincia Antonio Pompeo abbiano dato la disponibilità a concorrere a queste elezioni regionali, in qualche modo non soltanto qualificano la lista del Partito Democratico, ma qualificano anche quel lavoro di costruzione di un partito unitario che in questa provincia, in questa realtà, abbiamo faticosamente raggiunto, ma comunque portato avanti con questo spirito, con molta convinzione. Che prendiamo in considerazione il fatto che va difeso il risultato dei 10 anni del governo di Nicola Zingaretti, va difesa una delle regioni che è stata meglio governata in questi anni, il PD sta facendo di tutto per costruire la coalizione più forte, giustamente come in tutti i territori provinciali, anche qui in provincia di Frosinone faremo una lista forte, competitiva e rappresentativa di tutto il territorio provinciale. Che le donne non sono soltanto le mogli di, le compagne di, quelle elette da. E che le donne, noi non stiamo un passo indietro agli uomini, non ci stiamo, ma non è che non ci stiamo perché ci dovete, come dire, in questo garantire sempre qualcosa, ma perché siamo la rappresentazione reale che c'è una parità tra i sessi, che le donne possono fare politica, possono avere ruoli di responsabilità e possono farlo senza reclamare le quote rosa di cui hanno bisogno.